sono Mattia Macchierallo, io lavoro in coppia dal 2010 con Flavio Palasciano, purtroppo non può essere qui con noi. Lui vive a Vienna, sono molto contento che mi abbia invitato in Vanitata e ci tengo a partire da questo lavoro che è stato il primo lavoro in coppia con Flavio. Io e lui ci conoscevamo, quindi condividevamo insieme lo studio sin dall'inizio e poi è venuto naturale, affrontando più o meno le stesse tematiche di fondo, provare a lavorare in coppia e da lì è venuto naturale mantenere questo rapporto. Questo lavoro, quest'opera è stata creata in concomitanza di un concorso qua in Piemonte a Rivarolo, e proprio per quello mi ero proprio a partecipare a un concorso in coppia. Io, facendo da parte di un collettivo, trovo molto utile il discorso di dialogo tra due persone. Quest'opera in particolare si chiama, lì c'è ancora scritto Homo sapiens sapiens, ma in realtà è senza titolo. E praticamente consiste nel, se c'è una scusa che ti interrompo, sì. Il tuo collega si chiama Palasciano. Flavio Palasciano. Lui è svizzero, italiano. Ha fatto la carriera di belle arti qua a Torino, dove ci siamo conosciuti, poi è stato un anno all'estero, più o meno girato tra Berlino e Manchester, e adesso è l'Accademia di Vienna, che sta facendo un master di fotografia. E ogni tanto vi incontrate, adesso è arrivato tra 10-15 giorni insieme. Sì, tutti i lavori sono più o meno fatti insieme, le volte i lavori vengono esposti a Vienna, cioè parliamo via Skype, causa pochi soldi, chiaramente quando riusciamo andiamo, presenziamo entrambi alle mostre, quando non riusciamo chi è più vicino va. Esatto. Sì, in questo caso Flavio arriverà tra 10 giorni, quantomeno, perché avremo una mostra all'osservatorio, Pulsar, curata dall'Arteco, dove insieme abbiamo fatto un lavoro che verrà proiettato poi nella cupola dell'osservatorio. Questo è in pratica il lavoro che ha dato inizio alla nostra collaborazione. C'era un tema dato da questo concorso, di cui non mi ricordo in questo momento, ma noi volevamo porre lo spettatore in una condizione di spaesamento, perché in pratica lo spettatore, tu entravi nella sala e vedevi una proiezione, una proiezione su questo paravento. Nel momento in cui tu entravi in questa sorta di confessionale, il tuo volto veniva praticamente sovrapposto allo specchio, con una serie di personaggi che noi abbiamo scelto quasi a caso, però da citazioni letterarie a personaggi, in quel momento era appena successo anche l'attentato in Norvegia, quindi abbiamo messo anche dei personaggi comunque conosciuti dalla maggior parte della gente, quindi mediatici, contrapposti a personaggi da Pirandello a Lombroso, per il discorso anche di faceva Lombroso su tutto il lo studio esatto, della fisionomica. Il gioco era permesso a un semplice vetro interposto tra spettatore e proiettore, crea una rifrazione al contrario sullo specchio, e quando c'è un'immagine frontale, però esattamente era stata più o meno calcolata l'altezza media, lo spettatore si trova non accecato, ma non riusciva più a riconoscere il proprio volto, quindi è tutto un discorso di perdita di identità. Il tema era l'identità. Questo è uno specchio? Sì, quello è uno specchio, sì. Okay. Quanti personaggi? Era, in base al proiettore, anche siccome era carousel, erano un'ottantina, in base al caricatore, per non evitare di mettere del nero. Un'ottantina di personaggi, ma da immagini di dittatori, quindi c'era anche la persona che arrivava magari da un determinato paese, riusciva a riconoscere il gioco, anche proprio il fatto che molti non riconoscevano personaggi molto famosi dal punto di vista letterario, dal punto di vista dittatoriale, che
sono magari, erano magari autori di uno dei più grandi genocidi, e quindi tu ti confrontavi con esso stesso in una situazione molto tranquilla, di avvicinamento, e poteva essere anche comunque un luogo riparato dove le persone per entrare una per volta, di meditazione, dove magari conoscevi il personaggio, poi ognuno, è molto soggettivo il discorso. Mentre là fuori tu vedi una serie di slide, quindi potevi, se tu non entravi, non riuscivi a oltrepassare questo limite, rimanevi... Perché le slide comunque sono venivano proiettate anche su questa superficie qua. Esatto. Sì, da di fuori del palazzo non c'era una persona... all'interno non ci... Non ho qua, in queste foto, non ho... Poi magari ne trovo un'altra cartella. Perfettamente a fuoco, cioè non era sbagliato. Sì, perché qua adesso c'è chiaramente l'immagine che arrivava sul vetro, l'avevamo calcolato più o meno. Okay. Però l'importante era l'inclinazione del vetro. L'inclinazione del vetro a livello tecnico è molto semplice. Sì, basta un attimo calcolare. Certo. E questo qua è il, ci tenevo a farlo vedere, è un lavoro che poi abbiamo esposto solo due volte, poi non abbiamo più, è in fase di riprogettazione, però ci tenevo a farlo vedere perché è quello che ha dato inizio al tutto. Poi, da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme, questo lavoro si chiama This World is Too Small for Us, Possibilities and Broken Hopes. E praticamente questo lavoro comprende tantissime tecniche, quindi una tecnica mista in questo caso, questo qua è un lavoro che ho utilizzo a mille altre sfaccettature, a mille altri piccoli lavori, serie di opere. Noi appassionati comunque di geografia da sempre, di mappatura, di ogni tipo di cartografia, siamo venuti a conoscenza di una storia molto che ci ha fatto molto sorridere, che era quella di Percival Lowell, che era questo magnate americano di fine 800 che, appassionato di astronomia, si era fatto costruire l'osservatorio più grande all'epoca negli Stati Uniti, e lui si era autoconvinto che ci fosse vita su Marte e ha passato anni della sua vita all'interno di questo osservatorio a mappare Marte. C'è tutta una serie di diapositive che erano queste. Queste qua sono le sue, se vediamo se riusciamo a ingrandirlo. Queste qua erano tutte le sue mappe disegnate a mano, chiaramente, dove lui tracciava questi canali. Si era autoconvinto di questa storiella perché per un errore di traduzione da parte di Schiaparelli. Perché anziché tradurre channels, tradussero canals. Il discorso di canals implica il discorso di manufatto, quindi fatto dall'uomo. Quindi lui ha preso questa notizia e ho scoperto, ha cominciato e ha scritto un tomo enorme, che adesso costa tantissimo, dove ci sono tutti i disegni originali. Questa tesi è durata pochissimi mesi, perché poi è stata subito perché i canali, sì, è vero che lui osservava questi canali e diceva no, si modificano tantissimo, però erano canali naturali che si modificavano a causa delle intemperie che c'erano su Marte, e quindi è stato il nostro personaggio, l'eroe romantico che ha dato inizio a questo ciclo di opere che poi si divide in mille sotto insieme. Il fatto di credere in qualche cosa, di ricercare le odierne utopie, le odierne i sogni, per poi distruggerseli. E quindi l'installazione Percival Lowell è stato il personaggio che ha detto inizio. Noi in questa installazione, che poi è un'installazione che può essere incrementata ogni volta, noi non è che lavoriamo solo su questo lavoro. Ogni volta che ci viene in mente un nuovo soggetto, un nuovo modo per incrementare il lavoro, si toglie una parte, ne si mette un'altra, è in continua evoluzione. Queste vasche che vedete inizialmente dovevano coprire l'intero pavimento. Sono vasche di sale cristallizzato. Noi abbiamo riempito queste vasche di acqua salata e abbiamo sollecitato l'evaporazione.
con fari, piastre riscaldanti, abbiamo velocizzato il tutto. E questo era una parte dell'opera totalmente scenografico, perché discorso scenografico estetico, meglio, per il fatto che queste superfici viste da vicino, comunque a volo d'uccello, diciamo, in inquadratura, possono ricordare dei deserti ghiacciati. Deserto ghiacciato, quindi ghiacciaio, perché nell'antichità l'Antartide era stata considerata la cosiddetta Arcadia, che poi invece si è rivelata tutt'altro che il paese ospitale e quel paese meraviglioso che tutti siamo alla ricerca. Quindi anche questo contrasto tra Arcadia e Utopia era un gioco che ci divertiva molto. E accostata a questo elemento, che non era l'elemento primario per quanto quello più ingombrante, abbiamo messo una serie di elementi fotografici. Questa è una foto, questa è una fotografia a rievocare un paese, cioè un paesaggio marziano. In realtà questo non è nient'altro che un particolare di un'opera di Kiefer, le sue lastre. Quello che ho esposto ai magazzini del SAI durante la Biennale di 4 anni fa, al Museo Vedova, e lì abbiamo cominciato a giocare sul fatto di come poteva essere percepito un determinato particolare. Quindi noi abbiamo utilizzato un'opera, poteva essere anche una semplice lamiera, che era stata battuta e poi corrosa, in questo caso dal sale, perché Kiefer aveva fatto questa installazione di tantissime lamiere una accostata all'altra, appese, per utilizzare quindi lo strumento fotografico, l'inganno per eccellenza, per fare le nostre speculazioni, perché è tutto anche un discorso di speculazione, perché poi il discorso si evolve più avanti anche a livello spaziale, a livello sempre geografico. Ce ne sono ancora di sedie? Sì, sì, sì. Le mette anche davanti. Il problema è che c'è uno scopo. Purtroppo il problema è che a volte magari la gente arriva o va via, per cui ogni tanto si. Perché non è che quando passa l'ora noi comunque non è che abbiamo un orario rigido, per cui. È iniziato da poco lì Mattia Macchialdo, ci siamo conosciuti quando siamo andati a Zoart. Sta illustrandoci un attimino con il suo operato. E da This World, da questo lavoro, è nato un discorso di possibilità che ci siamo dati. Ci sono stati gli elementi. Noi lavoriamo facendo molta ricerca anche. Nel momento in cui troviamo il nostro eroe romantico da una parte, oppure una storia divertente dall'altra, o vediamo ciò che è già stato fatto prima, cioè tentiamo anche di rielaborarlo sotto forma, sotto il nostro gusto personale. Quello che ha dato vita a questo ciclo è stata la scoperta di questi due fotografi non professionisti, ottocenteschi, che erano Jane Nasmith e Carpenter, che fecero dei modellini della Luna nell'Ottocento e la fotografarono. Se ho delle foto, forse ce le ho anche di quelle, ve le faccio vedere per capire. Questa. E praticamente sono. E questa. Loro erano due fotografi di fine 800. Questo è un classico, hanno calcolato esattamente le varie luci lunari, osservando più e più la Luna, e avevano fatto queste fotografie bellissime, che poi erano state trasposte in fotoincisione. Queste cose mie. Quando poi rimaniamo magari colpiti da un determinato lavoro, loro sono stati esposti con una mostra dove c'era Simon Starling, che li aveva portati, non mi ricordo più dove, alla Merz. A Torino, la Merz, vero? Sì, io l'avevo visto da un'altra parte prima, non mi ricordo dove.
E da lì è venuto, non dico che questo è quello che ha dato l'idea, ma inconsciamente stavamo già lavorando su questa mappatura, comunque sul fotografare degli oggetti per farli sembrare qualcos'altro. È nata il primo ciclo di Possibilities. Il Possibilities è formato qua da stampa d'arte, queste sono incisioni calcografiche, litografie, e queste qua sono fotografie analogiche in bianco e nero. Qua abbiamo uno zoom, queste sono le foto. In queste foto sono praticamente ricordano chiaramente delle viste satellitari. Chiaramente, ditemelo voi. Ascolta, questo qua non è sale, noi abbiamo fotografato dall'alto in studio, con la giusta luce e tutto. Questi qua ci sono proprio vari tipi di esposizione. Certo. Sono vari tipi di esposizione, però ci sono. Pellicola, sotto sembrano una vista delle nuvole, quindi. Sì. Abbiamo riempito queste vasche di acqua colorata prima, sì, per dargli comunque un contrasto, e siamo andati a conformare degli elementi geografici, delle strutture a ricordo dei ghiacciai, con del talco idrorepellente. Quel talco è un po' sprofonda, quindi siete un po' degli dei che modellano questi poi perché vasche. Questo discorso alchemico comunque ci piaceva molto. E stessa cosa, questa è una litografia dove abbiamo tracciato dei confini immaginari, totalmente immaginari, di papabili territori inesplorati sempre, da accompagnare a... Praticamente non esiste nulla di questo, è tutto finto. Chiaramente si vede, ci è piaciuto perché era... No, perché poi lo dico adesso... Scusa, era su pellicola, era la parte su pellicola... Queste qua sono provini fotografici, sì, analogici, tutti... Sì. Bianco e nero. Sì, poi volevamo ingrandirle, cioè questa qua è stata una serie che abbiamo poi ingrandito, questa qua misura 50-70, sì. Però non ci piaceva, secondo me perdeva molto il discorso di intimità del provino fotografico. Chiaro. E quindi abbiamo mantenuto per questo lavoro il formato piccolo. Poi questi erano 6x7. Ah, che cos'altro? Perché non era 6x7, non avevamo indicato 36. No, 6x7. Certo. E poi Possibilities sfocia in mille ramificazioni, per ora le stiamo numerando così, 2, 3. In caso della 3 è una chiara... trasposizione in diapositiva. Anziché fare dei provini fotografici, vogliamo comunque il discorso del colore, non vogliamo delle foto analogiche, ma vogliamo comunque delle diapositive proiettarle. Quindi abbiamo creato lo stesso procedimento, però sotto forma di diapositiva. Sì, però c'è solo una, dopo proprio immagini forse. È sempre talco questo? Questo è sempre talco. E il colore? Il colore abbiamo colorato l'acqua, praticamente il procedimento è questo, cioè abbiamo una vasca, riempiamo l'acqua fino a quando, per il discorso del colore era più complicato del bianco e nero, perché poi quindi abbiamo fatto 2 o 3 rollini di prova, quando abbiamo trovato, con della tempera semplicissima, abbiamo colorato l'acqua e da lì siamo andati a... Scattati in digitale? Questi qua tutti in analogico. Per il discorso è un discorso tecnico, è un discorso anche come si può dire, ecco perché è analogico, esatto. Perché è analogico, perché ci hai spiegato, sì, sì, manca l'aggettivo, è un discorso di amore per l'analogico, cioè non è che sono uno dei nerd che dicono la fotografia è per l'analogico, no, assolutamente no, perché poi queste qua sono tutte digitali, queste fotografie qua. Il discorso era quello che la diapositiva originale, comunque nel momento in cui la vuoi proiettare, secondo me perde molto. Sì, perché questi qua poi non è che volevamo proiettarle gigantesche, comunque era un discorso di proiettorini piccoli, adesso ti magari con una post-produzione. Non volevamo che ci fosse post-produzione dopo. Ma era un inganno già di suo. Il discorso era quello di. Boh, la foto è quella. Quando non c'è stata. Quindi in questo caso una chiara trasposizione in diapositiva del lavoro. E poi
questa qua non è una bella po', però c'era anche questo discorso di accompagnare con altre diapositive lo stesso ciclo. Questi lavori possono stare tutti assieme, senza problemi, convivere, perché comunque la tematica di fondo è la stessa ed è carina anche l'idea di come si può intrecciare il tutto per questo grosso ciclo. In questo caso è una diapositiva dove tra quelle immagini non riconoscibili, questo qua è Friedrich, c'è il mare di ghiaccio. Il mare di ghiaccio è questa. Ah, qua c'è anche la grande. Perché anche questa è stata fatta. È una diapositiva. Il mare di ghiaccio era una citazione romantica del pittore romantico per eccellenza, dove in pratica qua non si vede, ma ci dovrebbe essere, si vede leggermente, un veliero, una nave, chiamiamola, che è castrato dai ghiacci, il discorso Friedrich si dice che abbia sognato questa cosa, e altre fonti dicono che sia basato realmente sul naufragio davvero avvenuto. Quindi c'è anche questo discorso dell'uomo per quanto riguarda possibilità, che tenta sempre di fare qualcosa oltre, di andare oltre, per me è un discorso molto affascinante, trattare questa tematica di cercare sempre qualcosa, di superare gli ostacoli, questa ricerca di nuovi mondi. Di andare sempre avanti, diciamo. Sì, queste spedizioni, soprattutto, cioè in questo caso ottocentesca, però alla ricerca dell'Antartide, tutte le spedizioni al polo erano molto, stessa cosa. Era molto interessante il discorso della ricerca del Dorado da un certo punto di vista, però in epoche precedenti. Certo. Quanto tempo c'è ancora? Vai. Queste qua. Magari 5 secondi, se vuoi far vedere il tuo primo lavoro, perché sì, è arrivato Silvio, secondo me solo 5 secondi per fargli vedere, è molto bello, sì. No, sono 5 secondi, dai. Perché è molto interessante, io trovo. Perché pure deve andare via. Lo specchio qua, che non ho detto, a livello tecnico era stato leggermente opacizzato per rendere ancora il tutto un po' più offuscato. Sì. Ecco, perché l'idea era quella, appunto, identità, no? Forse sì, detto che il discorso era quello dell'identità e quindi la sovrapposizione di due volti, tu non riuscivi più a riconoscere il tuo volto, e c'era questo discorso che magari ti sovrapponevi a un personaggio che tu non conoscevi neanche, quindi non avevi nessun tipo di emozione, però magari capitava lo spettatore che riconosceva tal personaggio. Tra i dittatori chi c'era? C'erano gran parte dei dittatori africani,
Sì, poi c'era anche... C'era il ritrattore di Hitler, magari? No, 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 quindi no, troppo... sì, no, non lo so perché non l'abbiamo messo, però... Si può banale. No, non è cosa. Che chiasse, la luce la accende. In realtà, magari... No, beh, Hitler era... C'è tipo un po' di scendita, ma non sì, no, ci poteva stare, ci può anche stare, comunque non è detto che... Cioè tipo Bokassa, cos'è Bokassa l'africano? No, sì, sì, c'è anche qualcosa del genere, sappiamo, sì. Comunque abbiamo scelto una serie di personaggi, oppure a livello mediatico, i personaggi famosi perché hanno ammazzato qualcuno. Questo qua era l'epoca dove, dicevo loro prima, c'era stato l'attentato in Norvegia, dove, non mi ricordo il nome, non so se Breivik, sì. E quindi abbiamo messo anche le diapositive di Breivik. E lì tutti lo riconoscevano perché comunque era... Sì, c'era stata una cosa mediatica. Sì, 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 comunque c'era anche questo gioco... Inquietante, diciamo. Mediatico. Sì, 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 sì. Era... Inquietante. Sì. Ok, basta. E poi, sì. Ah no, se volete... Sì. Ma sì, quelli invece dal filmato che devi vedere sono lavori fatti digitali. Questi qua digitali, sì. Che comunque però il principio... Il procedimento è sempre lo stesso. Questi qua sono semplici trasposizioni in varie tecniche sempre fotografiche. Per, poi per l'incisione non ne ho qua incisioni, cioè questo qua è un esempio di allestimento dove condividono insieme una vasca, in questo caso di plexiglass, una teca, per il discorso comunque scientifico, quindi con dei problemi fotografici dove si vedevano le varie fasi del laboratorio, dei vasetti petri con del sale cristallizzato, e questo qua erano sempre delle incisioni calcografiche, una litografia, poi di qua c'era la serie di fotografie. Oppure questo è un altro allestimento, in questo caso era una mostra in cui ci hanno messo, abbiamo creato un dialogo con Francesco Del Conte, che è un giovane fotografo di Torino, si è ritornato a Torino, però aveva fatto, ha studiato a Torino, a Bruxelles e adesso di nuovo qua, e lui ha fatto tutta questa serie di, con un discorso totalmente diverso, questi paesaggi di totale finzione, però parlando solo del... dell'inganno fotografico, quindi il suo proprio discorso estetico. In questo caso volevo far vedere se è questo. Poi passo, sì. Ancora avanti? Sì, vengo avanti. Allora, questo... Oh. Ecco, forse mi avevi detto che era un progetto, ma però non è niente. Il progetto... sì, cioè, ci saranno un tot di lavori che sono in fase di... costruzione e allestimento, perché a fine ottobre avremo la mostra all'osservatorio, quindi ci sarà il video che però verrà, sì. Qua ci sono dei frame che si possono far vedere. Certo. Cioè, qua, questo, ci sarà questo video qua, che si chiama At the Border Flying Bull, dove noi abbiamo preso le immagini... In anteprima. È già stato esposto anche prima di qua. Caspita, è già stato esposto. dove praticamente abbiamo Baumgartner è il soggetto di questo lavoro. È Baumgartner perché è un eroe, perché Baumgartner è stato, lo conosciamo tutti, no. È la persona, è quel recordman che si è buttato da 40.000 metri, cioè dalla stratosfera. Ah, c'è stata la diretta mondiale, sì. In tutto un lavoro sponsorizzato da Red Bull, sì. E quindi a livello mediatico c'è stata questa anteprima mondiale, cioè tutti volevano, potevano vedere la diretta in tutto il mondo di questo salto. Quindi lui è stato adesso il detentore di diversi record, perché è l'uomo che si è buttato dal punto più alto in assoluto senza... ha raggiunto la velocità, ha superato la velocità del suono. E noi abbiamo scelto questa cosa qua, ci piace un sacco, quella di che, trovare questi personaggi che ci danno un input per lavorare. Abbiamo scelto però dei fotogrammi di questo lancio, non quelli famosissimi dove c'è lui che si lancia, ma quelli presi dalla Terra. Questi qua sono delle immagini prese da con questi cannoni telecamere, che sono del obiettivo. Sì, sì, no, ma sono delle macchine tipo 3 metri per 3, con questo cannone che esce fuori dalla telecamera. E lui in questo caso non è riconoscibile, se non in questa immagine. Però nel video appare sempre come una sorta di cellula, una sorta di puntino non riconoscibile che entra ed esce dal,
quindi abbiamo utilizzato tutte le parti, erano pochissime le parti riprese dalla Terra, però abbiamo creato un montato di queste immagini che avrà una durata di pochi minuti e mezzo. Sì, però tu la vedi muovere, cioè anche la tonalità in base a che macchina ha ripreso, a che altezza era lui, chiaramente, perché qua era proprio l'inizio. Sì, il fatto di mimetizzarlo e non renderlo più riconoscibile. Sì, questo sembra un po'... lì lo noti. Sì, qua lo noti, infatti anche... Dov'è? Qua. Sì, qua è... Il formato qua è... Vabbè, così. Sì, incredibile. In pratica immaginiamo che quello è il campo e lui è una caduta, una continua caduta. Tu capisci a un certo punto che... Anche qua c'è un discorso che non è subito riconoscibile, se non vai a leggere... a capire che è lui. Perché tutti meno male, l'evento ipermediato dove tutti meno male l'hanno visto, se non l'hanno visto ne hanno sentito parlare, e quindi c'è questo gioco di mimetizzare il tutto, di non è riconoscibile, diciamo, se non sai, perché giustamente queste immagini da terra non si sono viste, diciamo, quelle classiche sono quelle in cui lui sta guardando e che c'era il tema attaccato al casco. Sì, poi sono uscite a distanza di un anno, sono uscite tutte le immagini della GoPro, aveva 18 GoPro attaccate, quindi ci sono tutte queste immagini. Sono molto interessanti anche quelle, soprattutto all'inizio. Sì. Però a me piaceva molto questa immagine qua, ci piaceva molto. Sì, e così abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo fatto in greco queste immagini. Sì, abbiamo scaricato le immagini della rete. Sì. L'immagine, pur essendo libero HD, l'immagine, queste immagini qua sono sgranate di loro. Sì, perché era una distanza abissale. Insomma, da cosa quando viene? Sono 30.000. Lui si è lanciato da 39.000, queste immagini sono arrivate dopo 20 secondi già. E lui si era lanciato, c'era già l'immagine, quindi 37.000, quindi andava fuori preciso. L'altitudine esatta non te la so dire. Sì, ma comunque una cosa del genere. Comunque voi usate sia analogico che digitale, utilizzando comunque del materiale anche nella rete. Noi non vogliamo escludere alcun tipo di tecnica, non vogliamo con qualsiasi tipo di tecnica, se ci serve del un quadro nella nostra installazione facciamo il quadro, se ci serve un video facciamo un video, non abbiamo una tecnica prediletta, ok, che utilizzano di più fotografia. È quella che mettiamo prima sempre dentro, però non abbiamo una tecnica, non privilegiato una tecnica, cioè. Se c'è qualcuno che ha delle domande magari ci sì, perché questa mattina andiamo a andare via, giusto? Non si poteva fermare ancora un attimo. Sì. Domanda veloce. Bene. Visto che hai accennato le scritte italiane, non so se è casuale, guardando queste foto, ha tutta una cromia molto uniforme, cioè marrone e grigio. Le ultime foto blu sono quelle che stagliano, non so se poi ogni progetto ha una sua definizione di colore o se è una scelta proprio di stile per avere anche un'immagine un po' retro, non so come dire. Sì, siamo molto, cioè in parte è vero, sì, siamo molto minimali, puliti. Anche le installazioni sono abbastanza Sì, quello sì. Però questo non toglie che possiamo usare, cioè in questo caso qua abbiamo in mente questo, sì, questa pulizia, comunque il bianco e il nero, anche qua, sì, è vero, sì, siamo molto, però io perché nella testa penso che i nuovi lavori sono un po' meno così, quelli che stiamo progettando per una mostra che faremo all'inizio novembre, saranno comunque sempre molto minimali, però le tonalità di colore che è vero che qua sono tutte combinazioni, però possono cambiare, non è una nostra postilla assolutamente. Ah, poi ce n'è un altro, però basta. Qua è qua, ma non dovrebbe essere qua, è in fase di riprogettazione anche questo lavoro, è un epitaffio
il nome in memory of the Aral Sea al mare di Aral. È tutto un discorso di... Il mare di Aral è stato soggetto, l'oggetto di una delle più grandi catastrofi a livello mondiale. Adesso se ne parla tantissimo. In pratica noi facciamo sgocciolare con queste due botticine di acqua salata su questa lamiera. La lamiera fa richiamare tutte le... gli scheletri delle navi che si sono depositate sul mar di Aral. Il mar di Aral si è prosciugato totalmente a causa di mille fattori. Il fattore principale è che il governo sovietico aveva deviato i canali, quindi per diventare il più grande produttore di cotone. Il discorso di fondo era questo. L'hanno deviati male, anche l'acqua che hanno deviato l'hanno persa, e chiaramente pian piano. Poi c'è tutto un discorso legato anche al mare di Aral. A livello geografico si trova lì in mezzo, proprio dove c'è il grande, cioè una delle tematiche di fondo anche di questo lavoro era il grande gioco di Hopkirk, che è questo libro dove lui parla della guerra fredda nell'Ottocento tra i conquistatori inglesi, i francesi, della conquista dell'Asia Minore. Quindi, e il mare di Aral a livello storico era importantissimo a livello di comunicazione, e quindi però questo è un discorso molto più concettuale e lunghissimo da spiegare, se vuoi. Ciao, esatto, in mezzo anche al mare di Aral c'è esattamente una base nucleare che adesso la puoi raggiungere a piedi. Non è mai stata messa in disuso, e quindi anche a livello batteriologico e c'è anche tutto un discorso a livello sociale che tutte le popolazioni che abitavano il mare di Aral era un mare ricchissimo di pesce, era la principale fonte di ricchezza di tutta quella zona, che tutta la popolazione che viveva lì attorno ha dovuto abbandonare e andare cercare un nuovo posto dove vivere perché non si può più evitare. Scusa, quello è il terzo, che sono le gambe della persona, no? Quello in giù. Questi qua sì. Sì. Sono le gambe, le braccia, no? Sì. Cos'è qua? Sì. Ok, direi che possiamo parlare con Mattia. Se deve aggiungere ancora qualcosa, se no, se qualcuno fa qualche domanda ancora, se no passeremo la parola a Paolo. A Paolo. Ti va? Sì. Okay. Grazie.